3 settembre 2023. Gesù sceglie Anna. Umanità sull'orlo di una guerra mondiale. Avvertimento e segno nei cieli in arrivo. Questa volta il primo messaggio del mese di settembre 2023, ricevuto da sceglie Anna, da Gesù Cristo in persona, è davvero sconvolgente, perché si parla di una guerra in arrivo che scoppierà proprio mentre nel mondo si parla di pace. Chiaro il riferimento a un passaggio biblico, quello della Sacra Scrittura dei Tessalonicesi, il cui passaggio viene riportato alla fine del messaggio per comprenderne appieno la sua portata. Gesù dice anche che l'avvertimento è alle porte e grazie a esso molti cuori si convertiranno. Un segno visibile a tutti sarà la conferma del periodo di tribolazione in arrivo. Leggiamo il messaggio. Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, dice Elohim. Amati, fate attenzione e ascoltate. L'umanità è sull'orlo di una guerra mondiale. I discorsi di pace e sicurezza porteranno a un'improvvisa distruzione. Miei amati, continuate a camminare con me nella luce e non nelle tenebre, dove l'inganno abbonda e travolge coloro che non ne sono consapevoli. Invocate la mia misericordia divina in preparazione del mio avvertimento, dove avverrà la conversione di molti cuori, quando il mio segno sarà visibile a tutti. Così dice il Signore. Dalla Sacra Scrittura, Tessalonicesi, capitolo 5, versetti da 3 a 5. Quando infatti diranno pace e sicurezza, allora una subitanea rovina cadrà loro addosso, come le doglie di parto alla donna incinta, e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Voi tutti siete figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre.